abbiamo compagnia. Tucolino, ciao Tuco. Ciao piccolo Tuco. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi vi ripropongo un video che avevo girato anche qualche anno fa ormai, ovvero sono andata nella libreria della mia mamma e ho scovato qualche libro che appunto lei aveva comprato quando era una ragazzina, quindi libri molto molto vecchi e anche molto famosi, quindi delle belle storie, e quindi condivido con voi, scusate adesso faccio scendere il cane, ciao! Dicevo, condivido con voi non soltanto la storia in sé, quindi riproporre anche dei classici o comunque dei romanzi che hanno fatto un po' la storia della letteratura italiana, ma anche la loro versione originale, quindi l'edizione vintage un po' rovinata e che quindi per me comunque assume un valore ancora maggiore. Se volete andare a vedere l'altro video che avevo fatto con altri libri, ovviamente sempre recuperati dalla libreria della mamma, vi lascio qui il link per andare a vederlo. E niente, fatemi sapere ovviamente anche voi se avete dei libri vecchi, datati, appunto appartenuti a qualcuno della vostra famiglia ai quali siete particolarmente affezionati. Prima di procedere vi dico soltanto una piccola curiosità, ovvero che la mia mamma in quasi tutti i libri che leggeva da ragazza appuntava qualcosa all'inizio o alla fine o in entrambi, ovvero scriveva all'inizio del libro l'anno, il giorno in cui l'aveva ricevuto e da chi, e alla fine metteva molto spesso un commento sul libro che aveva appena letto, appunto per poterlo rileggere tanti anni dopo e ricordarsele sensazioni che quel libro le aveva lasciato. È un'abitudine carinissima che io purtroppo non ho preso e che non faccio mai, ma che in realtà dovrei fare perché, come ho detto, è un modo carino per rientrare in quelle sensazioni anche anni dopo. Cominciamo! Il primo libro che vi faccio vedere è anche quello più rovinato in assoluto, ovvero Il Barone Rampante. Allora, prima di tutto ha una copertina trasparente, cioè non so se lo vedete qui. Ok, si dovrebbe vedere contro luce, quindi è stato ricoperto per evitare che si rovinasse, ma penso che il danno fosse già stato fatto e credo di averlo ricoperto io perché ero un po' fissata da piccola. Comunque, questo libro, come vedete, è tutto macchiato, la copertina è distrutto anche dentro, ve lo faccio vedere perché merita la vista una cosa del genere, cioè non piangete, ma oh mio Dio. Comunque, in realtà io ci sono affezionatissima perché l'ho letto tipo alle medie, cioè non lo so, ma poi di mia spontanea volontà, non è che un insegnante mi avesse detto di leggerlo, e sono stata felicissima. È, come sapete, la storia di questo ragazzo che a seguito di un litigio, una discussione, se non sbaglio, insomma, decide per ripicca di andare ad abitare su un albero e annuncia: io non scenderò mai più dagli alberi, e così fa, lui vive tutta la vita sopra gli alberi. E io ho proprio l'immagine nella mia testa di me che d'estate ero vicino alla spiaggia, c'era un albero di quelli con il tronco che si apre, insomma a metà, era abbastanza basso, e quindi io mi mettevo a sedere sopra questo tronco e leggevo questo libro immaginando di essere io il protagonista del libro che viveva sugli alberi. Quindi c'è anche un aneddoto legato a questo libro ed è meraviglioso, cioè il fatto che sia così rovinato con le pagine che cadono ai miei occhi diventa bellissimo. La casa editrice, mi stavo per dimenticare, è Giulia Einaudi Editore ed è stato stampato nel 1974. Il secondo libro che vi faccio vedere, scusate se sentite dei rumori, è il cane qui che piange, ma c'è una canina in calore fuori, quindi lui è un po' impazzito, è proprio nella fase dell'innamoramento. Comunque, il secondo libro è questo, che in realtà voi non capite assolutamente di cosa si tratta, ma è Via col vento. Allora, qui abbiamo in realtà un commento, non c'è all'inizio, ma c'è alla fine, ovvero ve lo faccio vedere. Ecco qua, la mia mamma per l'appunto ha lasciato la sua annotazione e c'è scritto: questo libro mi è piaciuto molto per la facilità con cui si legge e per le infinite cose che insegna. Il brutto comportamento di Rossella può insegnare molte cose e molto mi è piaciuto il ruolo di Rhett, non mi ricordo come si chiama il protagonista maschile, la mia mamma scrive malissimo, quindi l'ho dedotto. Che legge Rossella come un libro aperto e anche se è disonesto, per me lo sa fare con signorilità.
Barbara Donati. Ecco, questo era il commento che le ha lasciato alla fine di questo libro. Mi ripropongo di leggerlo da sempre, ogni anno è un buon proposito che mi faccio, leggere Via col vento, del quale ho visto soltanto il film una volta per intero. La mia mamma me lo fece vedere a me e alle mie sorelle insieme nel camper, in una giornata di pioggia in cui eravamo rientrati nel camper, e l'ho rivisto anni dopo con la mia sorella, ma non sono riuscita ad arrivare in fondo perché è un film estremamente lungo. Sono veramente invogliata a leggerlo perché so che mi piacerà, c'è proprio una storia che mi piace, perché vedendo il film so per certo che la storia è intrigantissima, il periodo storico è interessantissimo, ma soprattutto i personaggi secondo me hanno dei cambiamenti psicologici, interni, insomma a livello emotivo, a livello di temperamento, importanti, dovuti ovviamente al periodo storico travagliato che devono affrontare, e questo li rende molto realistici, perché tutti noi cambiamo ovviamente a seguito delle esperienze che la vita ci fa affrontare, e quindi credo che questo sia sì da una parte molto reale, ma che metta anche in evidenza la bravura della scrittrice ovviamente nel creare dei personaggi. Ovviamente mi aspetto altrettanta bellezza nel libro, anche perché non ho mai sentito nessuno dire che il film di Via col vento è più bello del libro, quindi mi aspetto veramente meraviglie. Il terzo libro di cui vi parlo è un libro al quale sono particolarmente affezionata, e sto parlando della Città della Gioia di Dominique Lapierre. Ok, allora in questo caso perché ci sono affezionata? Perché è un libro che non ho mai finito, cioè l'ho cominciato, l'ho iniziato a leggere e poi non l'ho mai finito, purtroppo, quindi è una cosa che veramente voglio recuperare, è un libro che voglio assolutamente recuperare. Che cosa è successo? È successo che quando nel momento in cui l'ho cominciato, forse era un po' triste per me, o forse non ero nella maturità giusta per poterlo affrontare. Adesso sicuramente credo che il libro mi saprà rapire. Questo perché? Perché questo libro parla della Città della Gioia, che è un quartiere di Calcutta, uno dei quartieri più poveri di Calcutta e dell'intera India, e parla dell'esperienza di alcuni personaggi, tra cui c'è un prete, un sacerdote, appunto in questi quartieri. Credo che l'autore, se non ricordo male, abbia proprio vissuto quello di cui racconta, nel senso che sia proprio andato alla Città della Gioia e si sia veramente immedesimato in quello che lo circondava per poter raccontare al meglio la situazione di queste persone. I protagonisti quindi sì, sono questi tre personaggi che abitano questa città, ma in realtà il vero protagonista è formato dalla popolazione che abita questa città. Quindi la popolazione più povera, che vive con poche rupie al giorno e deve affrontare i problemi, insomma, che la povertà ovviamente si porta dietro. È un libro veramente toccante, un libro pesante proprio dal punto di vista emotivo. È per questo che credo che adesso, con la maturità che ho e con le scelte di vita che ho preso, questo sia proprio adatto a me in questo momento, nel senso che mi può insegnare tanto, molto più di quanto già so, perché è un argomento chiaramente che mi appassiona e che mi coinvolge, soprattutto la situazione dei bambini nei paesi più poveri ovviamente, e quindi sono pronta anche ad affrontare questo e a farmi carico di tutto quello che dice, sia le cose belle che le cose brutte, trarne un insegnamento e diventare chiaramente una persona diversa. Questo libro è un po' più recente, nel senso che è stato stampato nel 93 e l'editore è Mondadori. Il quarto libro che vi faccio vedere è un romanzo famosissimo che però io non ho mai letto, ed è Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Questa è un'edizione della Mondadori, è stato stampato nell'82, ma la mia mamma, come vedete qui, l'ha ricevuto nell'83, quindi insomma anche questa è una prima edizione praticamente, e ci ha scritto: "Lei è il regalo di mia madre e mia nonna Dora per Santa Barbara", quindi in occasione del suo onomastico la sua mamma e la sua nonna le hanno regalato questo libro, e quindi è bellissimo che lei, dopo così tanti anni, ovviamente l'abbia ancora con sé. La cosa divertente di questo libro è che sì, è un romanzo famosissimo, è un romanzo che tutti noi abbiamo sentito nominare, ma ve l'ho voluto far vedere perché è un'edizione carinissima, ovviamente è una prima edizione, quindi insomma ha il suo perché, ma il libro alla mia mamma non è proprio piaciuto. Vi leggo il commento alla fine. "Non l'ho finito di leggere e non lo farò mai. Non si regge, forse sono io che non capisco, ma per me è un mattone."
Quindi, ragazzi, questo libro ovviamente non è che mi tenta più di tanto, perché se non è piaciuta alla mia mamma, difficile che piaccia a me. Però, insomma, alla fine questo non lascerà mai le nostre librerie, perché è comunque legato ad un ricordo importante. Infine ho scovato un'edizione Adelphi meravigliosa. Ecco qua. Ho trovato questo, un dramma borghese di Guido Morselli in un'edizione Adelphi del 1978 e la mia mamma l'ha ricevuto nel 1980, il 20 giugno. In questo caso non c'è un commento alla fine del libro, quindi non so se le sia piaciuto o meno. Fatto sta comunque che ho letto la trama e mi ha letteralmente lasciata senza parole. Praticamente è la storia di un padre e una figlia diciottenne, che si ritrovano praticamente in un albergo per alcuni giorni insieme dopo una vita separati, perché lui è un corrispondente estero per un famoso giornale italiano che poi si capisce essere il Corriere della Sera, mentre lei è stata mandata in collegio subito dopo la morte della madre, quindi per moltissimi anni i due non si sono visti. Si incontrano in questo albergo e inevitabilmente e drammaticamente tra di loro si scopre un'attrazione fortissima, specialmente da parte di lei, che è una ragazza molto sveglia, molto matura, più matura della sua età, e che si scopre inevitabilmente attratta dal padre. Chiaramente qui quindi c'è il rischio di un incesto, il padre cercherà di evitare questo andando contro le proprie pulsioni e quindi cercando una breve avventura con l'amica della figlia, ma questo non risolverà i suoi problemi. Insomma, poi la storia si sviluppa su questo rapporto ambivalente, quindi di padre figlia, uomo amante, di queste due persone. Quindi ho scoperto, grazie al fatto che sono stata attratta dalla copertina, una storia veramente particolare. È una storia che fa quasi paura, ma assolutamente interessante, della quale mi piacerebbe leggere, e quindi non si sa mai che magari anche questo rientrerà nelle mie letture. Bene ragazzi, il video finisce qui. Questi sono 5 libri un po' vintage, un po' insomma storici, che ho scovato nella libreria della mamma, e non vi preoccupate perché via via si scopre sempre qualcosa di nuovo. Sicuramente quelle che ho più voglia di leggere sono Via col vento e La città della gioia. Voi fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, ma soprattutto, come vi ho detto all'inizio, se avete anche voi dei titoli particolari, molto molto vecchi, ai quali siete affezionati, che non lasceranno mai le vostre librerie, per quanto possano essere rovinati, ingialliti e pieni di polvere. Niente, noi quindi ci vediamo la prossima domenica con un altro video, e niente, grazie come sempre per tutti i commenti, siete stupendi, e a presto, ciao!